163° anniversario della nascita della Polizia di Stato, celebrato naturalmente anche a Isernia nella sede della Questura, un'occasione anche per tracciare il bilancio di un anno di attività che facciamo insieme al Questore Vincenzo Uono e alcuni dei suoi ospiti, degli ospiti di questa manifestazione. Nella ricorrenza del 163° anniversario di fondazione, saluto le donne e gli uomini della Polizia di Stato, interpretando il sentimento di gratitudine dell'intera comunità nazionale per l'impegno profuso nel tutelare la legalità e la sicurezza dei cittadini. Spesso in condizioni di particolare tensione e di rischio, ancor più accentuate in occasione di grandi eventi e manifestazioni, la Polizia di Stato è chiamata a rappresentare un costante presidio a garanzia delle libertà e dei diritti di tutti. Vincenzo Uono, questore di Isernia, all'anniversario della fondazione della Polizia di Stato, 163° anniversario, è anche l'occasione per tracciare il bilancio di un anno di attività qui a Isernia. Come sono andate le cose? Devo dire che sono andate benissimo. L'attività di prevenzione sulla quale ho puntato, soprattutto il controllo del territorio, ha dato dei risultati veramente interessanti. Abbiamo una diminuzione dei reati predatori, che sono quelli che poi maggiormente danno fastidio alla collettività, con un calo significativo sul 10%. Ma il dato più importante è sugli scippi, che sono calati del 60%. Ha parlato di un sensibile calo dei furti, degli scippi, delle rapine, ma comunque ci sono state anche importanti operazioni su altri fronti. Ne citiamo due in particolare, una contro l'usura, l'altra contro lo spaccio di droga. Sì, sono due operazioni avviate e condotte dalla nostra squadra mobile in perfetta sintonia con la Procura della Repubblica e che hanno portato all'arresto di 8 persone per quanto riguarda le sostanze stupefacenti e 4 persone invece per quanto riguarda l'usura. È un fenomeno che c'è, a differenza degli altri reati, è un fenomeno che si mantiene costante, nel senso che la diminuzione che c'è stata per i reati predatori non c'è stata in materia di sostanze stupefacenti, che sono leggermente, devo dire, i reati, le denunce aumentate, e invece stazionaria in materia di usura. Un altro aspetto significativo è stato sottolineato durante il suo intervento, parliamo dell'accoglienza degli immigrati, delle due operazioni Mare Nostrum e Triton. Isernia ha accolto quasi 800 immigrati, in percentuale ha detto Isernia è la provincia più accogliente d'Italia. Sì, non lo dico io, lo dicono i dati ufficiali, se non ricordo male si colloca al terzo posto a livello nazionale e questo fa onore alla provincia di Isernia perché ha dimostrato veramente di avere un grande spirito di umanità per l'accoglienza di questi immigrati. Chiaramente voi siete molto impegnati in prima linea, come si può fare anche un bilancio, come è andata nell'accoglienza, ci sono stati problemi? No, devo dire che l'attività si è svolta molto, molto serenamente, sia nel momento in cui siamo andati a prenderli in provincia di Campobasso e li abbiamo portati in questura, e sia la fase successiva di accompagnamento presso le strutture. Vi è stata, come ho accennato durante il discorso, una protesta sulla SS85, ma che è rientrata nel giro di poche ore, e ovviamente i responsabili sono stati tutti denunciati all'autorità giudiziaria. Sempre durante il suo intervento è emerso ancora un altro aspetto, il rapporto con le scuole, e non solo perché a fine manifestazione hanno regalato a tutti un bel canto, un bel coro, ma anche perché durante l'anno, insomma, siete molto presenti nelle scuole della provincia. Beh sì, è un'attività a cui il nostro Dipartimento tiene molto e io ci tengo ancora di più. Devo dire che nel corso dell'anno abbiamo visitato e abbiamo parlato con centinaia di studenti. L'ultimo incontro l'abbiamo fatto ieri a una decina di classe del liceo scientifico di Isernia. E credo molto in queste iniziative, anche perché ritengo che i giovani li abbiamo un po' trascurati e soprattutto i giovani devono essere messi in grado di capire i rischi che corrono sia su internet, quindi navigando in rete, sia guidando, ma soprattutto guidando ahimè con l'assunzione di sostanze alcoliche, che
purtroppo è un fenomeno molto diffuso. Ultima domanda, lei si è insediato da qualche mese, anche per lei è dunque tempo di bilanci, il suo rapporto con i Serni alla città e anche dal punto di vista lavorativo? Beh, il mio bilancio è molto positivo e lo testimonio nei dati che abbiamo analizzato fino alla giornata di ieri, perché come dicevo l'impegno paga e grazie ai miei collaboratori, a tutti, dai funzionari ai poliziotti, alle poliziotte che lavorano sulla strada, siamo riusciti ad ottenere dei risultati veramente significativi. Paolo Albano, procuratore capo presso il Tribunale di Isernia, c'è un gran rapporto di collaborazione con tutte le forze dell'ordine. Oggi siamo alla festa della polizia, con la quale ha portato avanti importanti operazioni. Ne ricordiamo due in particolare, una che ha consentito di smantellare una sorta di organizzazione dedita allo spaccio e l'altra, un altro fenomeno molto diffuso purtroppo qui in città e in provincia, quello dell'usura. Sì, esattamente. È stato l'ultimo anno un anno molto proficuo, perché abbiamo assicurato alla giustizia numerosi responsabili di reati gravi, perché sia lo spaccio di sostanze stupefacenti sia l'usura sono sicuramente reati da considerarsi particolarmente gravi e sono due fenomeni che da tempo purtroppo affliggevano la città di Isernia e anche la restante parte della provincia. E ripeto, una delle priorità della nostra procura è stata sempre quella di combattere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e anche quello dell'usura, che purtroppo affligge numerosi imprenditori commerciali che sono costretti a ricorrere agli usurai per i prestiti. Quindi per la polizia, che ha condotto queste due importanti operazioni, è stato un anno molto importante, molto proficuo, e ha confermato soprattutto la strettissima collaborazione che c'è tra la Procura e tutte le forze dell'ordine e ovviamente oggi in particolare con la Polizia di Stato. Ecco, il suo rapporto personale con la Questura di Isernia, o meglio con chi vive in questa Questura? È molto molto stretto, i contatti sono frequentissimi, gli incontri sono quotidiani. Quindi tutte le operazioni sono seguite sia da me sia dai sostituti veramente quotidianamente. I rapporti sono molto stretti e i risultati si sono visti. Io sono sicuro che continueremo su questa strada per assicurare giustizia e per dare sicurezza ai cittadini sardini.